ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi di mia spontanea volontà, e dico di mia perché si potrebbe pensare sempre a Manu come il colpevole del mio portafogli che piange, però in realtà questa volta è stata colpa mia, me ne assumo la responsabilità. Oggi si va al cinema. A che cosa vediamo? Ma che cavolo ho detto? Cioè, a che cosa vediamo? È grammaticalmente un suicidio. Che cosa andiamo a vedere, Manu? Che cosa? Deadpool e Wolverine! E Wolverine! Incredibile, ragazzi. C'è Wolverine, uno dei miei personaggi Marvel preferiti. Anche se prima faceva parte, diciamo, della categoria X-Men, quindi non era collegato a quest'universo Marvel, ma da quello che ho capito, forse si prospetta un futuro Marvel abbastanza accattivante. Ragazzi, Vito che cerca di fare il professore di film mi fa ridere. Perché ti fa ridere questa cosa? Perché tu pensi di sapere le cose, ma non le sai. Io le so le cose. Io sono un esperto di filmologia, hai capito? Se tu sei ignorante in materia, non contraddire l'esperto. Sì, io sono scarso in storia, non nei film. A proposito di film, dobbiamo andare a vedere Deadpool e Wolverine e tu tiri Spider-Man. E che ci fa? Cioè, sono pure un fan di Spider-Man. Sì, ma Deadpool e Spider-Man si sa, si odiano. Non è vera sta cosa. Non è, è vero, cioè si odiano veramente. Sì, perché tutti dicono che Deadpool è Spider-Man. E Deadpool si arrabbia. Non ci credo. No, ma io amo Spider-Man. Spider-Man, mi dispiace per Deadpool. Però tu non glielo dire stasera che andiamo al cinema. Va bene, glielo dico. No, non toccare il mio Spider-Man. Ovviamente ragazzi, come al solito, vi stiamo portando al cinema insieme a noi, quindi mi raccomando lasciate un pollice in su, perché un pollice in su a voi non costa niente, ma a noi costa. Perché... Costa un Deadpool. No, costa un biglietto del cinema che devo pagare per te, quindi mi raccomando, ma ragazzi. Ma hai avuto l'idea? Lo so, però devo recuperare qualcosa. Ragazzi, mi raccomando, ogni like, il mio umore cambierà poco a poco. Ogni like un film nuovo al cinema! No, stai scherzando, cioè se noi facciamo 2000 like, 2000 film nuovi, me ne vado sotto un ponte. Mi raccomando ragazzi, sapete cosa fare, anche perché dico, sto portando Manu, che è il vostro idolo, lo sto portando al cinema a spese mie, ed è giusto, diciamo, però Manu, scusami, ora ci sto pensando, almeno i popcorn li potresti pagare? E i soldi, oh no, i soldi! Vuoi vedere che giusto oggi hai dimenticato i soldi a casa? Ma li sono portati proprio ieri, oggi me li sono scordati! Non è vero! Ma io la prossima volta quando ti chiamo e ti dico scendi, Manu, ti dico porta i soldi prima. Cioè io prima che ti vedo dalla porta di casa, devo vedere prima i money e poi sali in macchina. Vito, comunque tu la devi smettere di essere così tanto attaccato ai soldi. Se stai andando a vedere Deadpool, Wolverine, devi essere felice! Soprattutto perché ci vai con me! E dovrei essere felice! Di andare con te. Ma posso andare pure da solo? Mi raccomando di scrivere sotto nei commenti il prossimo film da vedere al cinema. Così Vito mi ci porta e spende. Te lo scordi? Invece sì. No, invece niente. Invece niente, cioè per me ce ne possiamo pure andare a casa. No, ormai hai speso i soldi. È vero, già. Ho pagato i biglietti, mannaggia. Allora ragazzi, è finito il primo tempo del film. Abbiamo fatto di corsa perché stavamo facendo anche in ritardo per entrare al cinema. Questo signore qui, questo ragazzino qui, guardate che cosa ha fatto. Si è mangiato un tir di popcorn. Cioè, Manu, tutti e due te li sei mangiati? No, tutti e due te li sei mangiati. Sì, tutti così dicono. Si è mangiato mezzo pacco. Non è vero, ragazzi. E poi li ho pagati io. Era giusto che li mangiassi io. E invece questo si è pappato pure il cartone a momenti. Cioè, Manu... Sei veramente vergognoso, come si fa? Vito, ora vai a prendere il secondo, perché fra poco inizia il secondo tempo. Ma sei pazzo? Quale secondo coso? Che mi mangio un chilo di popcorn solo io qua al cinema? Comunque ti sta piacendo il film? Sì, è bellissimo. Allora ragazzi, c'è molta violenza, diciamo, e anche un po' di volgarità, però diciamo che è un film a cui eravamo già preparati, diciamo. La cosa incredibile è che Manu, oltre ad aver mangiato tutti i popcorn, si è pure sparato tutta la Coca-Cola. Cioè, mi ha lasciato a secco. E adesso io mi devo vedere tutto il secondo tempo senza niente, senza un popcorn. Cioè, tutto si è mangiato. Ma l'hai detto, a comprare. Io, tu li devi comprare. E non c'ho i soldi. Tu, e non mi interessa. Tra un anno te li do. Porta i soldi. In realtà ce li ho i soldi. Però faccio finta di non averli perché così spendi tu. Maledetto. Maledetto, mi hai fregato. Comunque ragazzi, adesso ci rivediamo poi alla fine del film.
faccio un breve riepilogo senza spoilerare niente. Il film è fantastico, è molto divertente. Come dicevo prima, c'è molta violenza, ma la cosa incredibile è rivedere Wolverine, diciamo, dopo tutto questo tempo. Mi sembra di tornare ai tempi degli X-Men, Manu. Tu lo sai chi sono gli X-Men? Sì, quelli che hanno la X stampata nella maglietta. Vabbè, andiamo avanti, va. Allora ragazzi, il film è finito, sono qui con Manu. Sì, sì, adesso ne parliamo dopo che devo andare in bagno. Perché? Però che devi fare? Mi farò proprio un litro di Coca-Cola. E devi fare pipì? No, sì, certo. No, parliamo del film che è più interessante. Dopo ne parliamo. No, ora. Ne parliamo in macchina. Si sta facendo la pipì addosso, ragazzi. Veramente hai bevuto tutto il litro di Coca-Cola? Guarda. Vabbè, Manu, dai, parliamo del film però, a sangue freddo, cioè... Dopo ne parliamo, no, in ora, macchina. Ora, allora, cosa ne pensi dell'interpretazione di Deadpool? È stato bravissimo, guarda, mi sono vestito di rosso per lui, adesso andiamo in bagno. Allora, ragazzi, come al solito Manu si è convinto di una cosa non vera. Sentite che cosa ha partorito mentre stavamo camminando. Voglio essere Deadpool e tu sarai Wolverine. Non posso essere Wolverine, non posso. Invece sì, guarda, io ho la maglietta rossa e i pantaloni neri, quindi sono perfetto. Tu hai la barba, quindi sei Logan. Sì, ti mancano gli artigli, però se ti fai crescere le unghie sono perfette. Ma non posso essere Wolverine, hai capito? Io non ho i superpoteri. Lo so che vorresti essere il mio personaggio, visto che hai la testa di cocco, però Deadpool è già impegnato. E chi saresti tu, Deadpool? Vito, vediamo se ti rigeneri. No, sei fermo, sei fermo. Allora, Manu, dove ti porto a mangiare? Dove andiamo, visto che ho una certa... Non mi devi chiamare, Manu. Devi chiamare Deadpool. Per gli amici Deadpool. Ancora sei fissato con questa cosa di Deadpool. Non puoi essere Deadpool. Non lo puoi fare, Deadpool. Allora, Wade. Non posso nemmeno chiamarti Wade. Tu sei Manu. Allora chiamami Deadman. Ma quale Dead Scemo ti chiamo? Dead Scemo. O Scemo Dead. O Scemo Pool. Scemo Pool è bello. Dead Manu, decido. Ah, sei fermo. Per questo non ti voglio portare al cinema, perché diventi pazzo ogni volta che andiamo al cinema. Non puoi diventare tutto quello che vedi, lo capisci? Invece sì, perché sono un bambino e devo sognare. Ma sognare è un conto, essere realista è un altro. Io non voglio essere realista. Tu devi essere realista, perché sei Wolverine, sei Logan. Io invece sono quello dei sogni. Per questo ho detto di essere Deadpool. Ma l'hai detto tu però. Nessuno di... dei vichinghi lo pensa. Vichinghi, oggettivamente, ce lo vedete a fare Deadpool? Guardatelo. Tutti. Sono... cioè, si scorda pure le battute. Come vuoi interpretare Deadpool se dimentichi pure il copione? Sono un Deadpool che ci ha creduto. E poi Deadpool è un po' strano, come me. Sì, però Deadpool c'ha i superpoteri e tu non ce li hai. Io ce l'ho un superpotere. Mangiare all'infinito. Deadpool questo non ce l'ha. Oh, che grande superpotere. Più speciale di Deadpool. Addirittura pure più speciale. Cioè, non solo credi di essere suo pari, pure più speciale. Comunque ormai hai una certa età ed è giusto dirti le cose in faccia. Non sei quello che vedi nei film, ok? Sei Manu. Non riuscirai a buttarmi giù con i tuoi scorsi. Io sono Deadpool. Ok, va bene, Deadpool, facciamo così. Visto che questi discorsi potrebbero andare avanti all'infinito, ti tratterò da Deadpool. Sei contento? Sì, però tu devi essere Logan. Devi essere Wolverine. Me lo devi promettere. Wolverine? Sì. Vabbè. Ciao, vichinghi! Da oggi sono Wolverine. Mi ci vedete come Wolverine? Andiamo, perché c'ho veramente molta fame. E affetterò il mio cibo con i miei artigli! Non è niente. Ma come? Mi hai detto che sono Logan? Che cosa devo fare? Se faccio la parte, non c'ho gli artigli. Se non la faccio, me li devo far spuntare. Vichinghi, facciamo credere che è Logan, perché sennò piange. Non è vero, non è vero. Io non lo volevo questo personaggio. Ragazzi, sono qui con il mio amico supereroe Deadpool e stiamo mangiando, incredibile, l'arancina. Cioè, avete mai visto Logan che mangia un'arancina? Oh, è palla. Come, sei Wolverine e ti scordi? Io non sono Wolverine. Non lo voglio essere. Non lo volevo essere ed è colpa tua. Sì, sì. Facciamogli credere che è Wolverine, sennò piange in continuazione. Non si ferma più. Va bene, accetterò di essere Wolverine, ma solo ad una condizione. Che faccio raffreddare prima st'arancina e poi me la pappo. Cari vichinghi, questo video finisce qui. Spero di non avere niente tra i denti, perché abbiamo appena mangiato.
E ora se tu stuzzichi i denti che nelle mani. Questi qua, questi di Wolverine. Che non hai, però. Vuoi vedere che se mi arrabbio escono gli artigli e mi sdento tutto? Vuoi lottare? No, stai fermo. Chiudiamo questo video in maniera pacifica. Ragazzi, speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi vogliamo un mondo di bene. Ci rivediamo ad un prossimo... Vito. Ci rivediamo ad un prossimo Vito. E ciao! Wow!